Buongiorno, benvenuti a Smart Italia, la nostra rubrica in cui in questa fase 2 cerchiamo di capire cosa abbiamo appreso dal periodo emergenziale e cosa ci porteremo anche in un futuro, quello in cui si tornerà, si spera, ad una normalità migliorata da quello che abbiamo imparato durante questa emergenza. Oggi vi raccontiamo l'esperienza che come dipendenti abbiamo fatto all'interno del Formez, che è quella di una esplosione di attività di formazione interna attraverso una innumerevole serie di webinar che ci sono stati forniti tutti gratuitamente, tutti, a tutti i dipendenti in questa fase, una novità che abbiamo apprezzato molto. E oggi siamo in compagnia di Rosaria Preda, che è la responsabile dell'ufficio gestione, valutazione e sviluppo delle risorse umane e della referente della formazione interna, Claudia Genola. Intanto, buongiorno. Buongiorno. Allora, cara Rosaria, comincerei con te. Come vi è venuta l'idea di cominciare questa serie di webinar? Allora, la necessità è stata di fornire a tutti i dipendenti delle indicazioni operative per utilizzare al meglio gli strumenti messi a disposizione per questa attività di smart working, che in realtà è home working, e quindi utilizzare tutte le tecnicalità, gli strumenti in maniera funzionale, ma al contempo creare anche un contesto in cui i dipendenti riuscivano a rincontrarsi e a incontrare una serie anche di colleghi esperti in quelle tipologie di attività, di argomenti e approfondire alcuni aspetti. Quindi diciamo che siamo partiti da una condizione di necessità, quella di comunicare alcune cose indispensabili, e abbiamo avuto quali sono, per esempio, degli obiettivi che non vi eravate posti e che invece abbiamo ottenuto. Genola, un elemento che vi ha sorpreso rispetto a quello che avevate preventivato, che cosa non vi aspettavate e che invece avete trovato? Sicuramente non ci aspettavamo così tante persone, che così tante persone partecipassero, nel senso che noi la formazione l'abbiamo aperta ovviamente a tutti i dipendenti, anche quando abbiamo fatto formazione magari un pochino più tecnica, specialistica, su tematiche quali i fondi comunitari, la nuova programmazione, la semplificazione dei costi, quindi magari tematiche che potevano anche non essere di interesse per tutti. Invece abbiamo visto che anche su queste tematiche c'è stato un grande interesse, un grande apprezzamento e una grande partecipazione. Sicuramente questo periodo ci è servito anche per implementare un pochino le nostre conoscenze, le conoscenze di tutti quanti. E la curiosità anche di partecipare a dei webinar su tematiche non espressamente legate al proprio lavoro si è proprio vista, anche perché i webinar duravano un'ora e quindi investire un'ora del proprio tempo in questa formazione è risultato sicuramente importante Quindi ecco, avete anche creato comunità, continuato a mantenere vivi questi rapporti tra noi dipendenti che con lo smart working dovuto a questa emergenza ci siamo ritrovati ognuno confinato nelle proprie case. Ecco Rosaria, quali sono gli argomenti che hai scelto, che avete scelto per questo periodo di formazione? Allora, in queste complessive 8 settimane, sono state scelte da una parte tematiche veramente molto operative per certi versi, degli strumenti, la possibilità di utilizzare una serie anche di soluzioni che erano di competenze solo di alcuni tecnici, ma anche di guardare oltre a livello strategico sulla nuova programmazione, quindi cercare di dare anche una visibilità allargata a quanti non direttamente impegnati sui progetti, su quelle che possono essere le attività da sviluppare anche alla luce dell'attuale situazione emergenziale. Dall'altra parte abbiamo dato anche degli strumenti che fossero più a supporto del processo della comunicazione. Quindi la maniera ottimale di gestire la comunicazione in video, un qualcosa che desse anche un supporto ai colleghi su come utilizzare al meglio il proprio tempo a disposizione nella quotidianità, considerando appunto che è una quotidianità diversa, da quella, oltre che usuale, ma tipica dello smart working. Ecco, secondo te questa esperienza può essere mantenuta? Voglio dire, finito questo periodo di emergenza, potremo contare su occasioni di formazione interna così come ce ne sono stati forniti in questo periodo?
Rosaria. Come diceva Claudia, questa è per noi stato anche un momento di grande apprendimento, ma non solo come specifico gruppo di lavoro, ma a livello organizzativo. Intanto verrà mantenuta una programmazione non così serrata e trasversale, ovvero immaginiamo che in futuro ci sarà almeno un incontro trasversale per tutti i dipendenti a settimana, collocato in una fascia oraria che sia congeniale alle esigenze sia di lavoro che di gestione degli altri impegni familiari, mentre invece procederemo con una programmazione di attività più specifica per gruppi di famiglie professionali e su tematiche di pertinenza di alcuni uffici o aree dell'organizzazione. L'aspetto molto positivo, che era già stato comunque oggetto di altre attività precedenti, è riconoscere anche la facoltà interna dei nostri colleghi e quindi riconoscerla a livello proprio allargato, quindi non solo chi normalmente è impegnato sui progetti, e riconoscere anche e far conoscere in maniera più allargata quelle che sono alcune competenze proprio specialistiche di esperti ricorrenti sui nostri progetti. Quindi questa conoscenza diffusa anche su temi che non attengono necessariamente ciascuno di noi ha premiato, perché in un momento così si è condiviso una conoscenza che magari in altri tempi non si sarebbe avuto, quando siamo ognuno nelle proprie attività, nei propri uffici. Ecco, Claudia, avete pensato anche ad un momento di ascolto per capire, magari orientare la vostra prossima formazione? Avete già scelto degli argomenti su cui, finita questa emergenza, potremo continuare ad avere una formazione continua e costante? Perché in effetti abbiamo capito che a tutti fa piacere continuare a formarsi. Allora, la cosa molto interessante anche di questa prima esperienza che abbiamo fatto, questa programmazione settimanale, è proprio il fatto che alcune persone all'inizio erano quasi timide a voler proporre argomenti da poter condividere con gli altri. Invece adesso, piano piano, ci sono varie persone che si stanno offrendo per condividere proprio con gli altri alcune expertise o comunque anche esperienze sui progetti o su ambiti di attività che stanno facendo. Quindi da una parte ci piace un po' questo fatto di sentire anche di avere anche delle candidature spontanee sulle tematiche, dall'altra stiamo pensando comunque di fare una sorta di sondaggio molto breve, molto facile, per tutti i nostri dipendenti, e chiedere quali magari tematiche vogliono investire un po' di tempo per la formazione. Comunque l'obiettivo è quello di far diventare queste attività, anche se magari solo un giorno a settimana, proprio nell'ottica della formazione continua, quindi un processo che dura e perdura, ovviamente poi affiancato, come diceva giustamente Rosaria, da attività un pochino più specialistiche e quindi di durata maggiore per certi settori che hanno appunto determinate esigenze. Benissimo, quindi diciamo che questa emergenza ci ha riportato il dipendente al centro un po' tutte le sue dimensioni, anche quelle di studente, non solo di lavoratore. Bene, avete altro da aggiungere, Rosaria? Allora, io solo come si diceva prima, una piccola integrazione. E lo sforzo è stato notevole ed è stato uno sforzo che ha ripagato quanti hanno partecipato a questo percorso di accompagnamento a questo periodo anche così delicato. Ed è stato uno sforzo che ha fatto sì che contemporaneamente in aula ci fossero quasi sempre il 70% dei dipendenti, e difficilmente si riesce a realizzare un'attività con una partecipazione così trasversale, così allargata anche alle tre sedi, e mettendo comunque in campo in queste 8 settimane 19 eventi, al netto di quelli che poi invece sono stati gli eventi di comunicazione proprio più istituzionali curati dal Presidente. E per cui sicuramente anche nella fase 2, che è una fase ancora più delicata rispetto alla fase 1, è importante che ci sia una grande sinergia
tra quelle che sono le linee della comunicazione, proprio perché si indirizzi il dipendente, la platea allargata, ai comportamenti migliori anche di salvaguardia, e tutta la linea della formazione, perché si utilizzi questo periodo anche per fare un investimento per quello che riguardano le competenze specifiche della platea dei dipendenti del Formez. Benissimo, grazie per il vostro lavoro. Da utente vi posso dire che ci siamo sentiti meno soli, è servito molto, e quindi non ci abbandonate, continuate a fare questa formazione, sebbene con ritmi meno serrati, immagino, però ci aspettiamo che sia una formazione continua, costante, che possa tenerci costantemente aggiornati. Grazie. Grazie a voi. Grazie a te. Ciao.